Per la verità io volevo iniziare il mio discorso con un augurio innanzitutto al Presidente e a tutta l'Assemblea, perché questa è la prima seduta di Consiglio e immaginavo un abbrivio differente anche alla luce delle considerazioni e delle cose dette quando si è insediato il Consiglio Comunale, cioè nel senso della collaborazione, quindi uno spirito costruttivo del dialogo, del confronto, ovviamente con le rispettive distinzioni, ma per la costruzione di un percorso che vada a vantaggio della città e della collettività. Mi pare che forse che questo abbrivio ancora deve avvenire. Comunque, detto questo, faceva bene il Presidente a ricordare che il DUP in qualche modo è sicuramente il documento principe, sebbene venga licenziato per la prima volta nell'anno 2016, perché è il documento unico di programmazione strategico ed operativo che in qualche modo introduce poi sia l'azione amministrativa dell'ente, sia ovviamente tutte le propedeutiche, perché nel documento unico amministrativo, documento unico programmatico, ci sono tutti gli atti amministrativi previsti dalle cosiddette delibere propedeutiche. Quindi una tra queste è evidentemente proprio la delibera 373, che è quella dedicata alle aree dei fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie. Una delibera che chi è stato in consiglio nella passata consigliatura conosce bene, sono le aree appunto individuate, i cosiddetti PRU, e sono i PRU di Soccava, Poggioreale e Ponticelli, che in qualche modo influenzano il bilancio attraverso che cosa? Un adeguamento innanzitutto del valore, deve essere verificato la sussistenza del valore. Gli inglesi lo chiamano implement test, cioè nel senso va verificato se effettivamente quei valori sono corretti, e se sono corretti, se sono affidabili, se sono sostanziali e coerenti con quelle che sono le dinamiche di mercato, devono essere chiaramente calati nella programmazione dell'ente. Ovviamente non influenza il documento programmatico, perché vede la luce sia nell'entrata che nella spesa, quindi è un'operazione che serve per aggiornare cosa è stato fatto sulle aree fabbricabili, sulle aree destinate sia alla residenza sia alle attività economiche. E in questa fattispecie la delibera 373 ci ricorda e ci dice quali sono le valutazioni e le stime che sono state attribuite a queste tre aree importanti, che sono appunto il piano di riqualificazione urbana di Soccavo, quello di Poggioreale e quella di Ponticelli. Vedete che poi all'interno della delibera sono esattamente cristallizzate e individuate le risorse, i valori che sono stati attribuiti a queste tre aree. Quindi questo documento serve poi a chiarirci che all'interno della programmazione della manovra troverà allocazione e collocazione all'interno dei documenti programmatici dell'ente anche questo dato. Deve essere fatto ed è necessario, ed è viene menzionato all'interno anche del documento unico di programmazione, il cosiddetto DUP, che vede l'esordio nel 2016. Credo che questa sia la delibera. Non c'è tanto, e probabilmente forse l'assessore Borriero, sicuramente quando verrà, ci darà alcune informazioni, ma questa è la sostanza della delibera 373. In merito alla questione del DUP che è stato sollevato dall'onorevole Valente, è vero, il DUP è figlio della riforma. Essendo figlio della riforma, questo è il primo anno che viene introdotto, ed è ancora dibattuta la questione se il DUP debba essere approvato in Consiglio Comunale o addirittura solo nella Giunta Esecutiva. Noi ovviamente abbiamo ritenuto opportuno di presentarlo in Consiglio Comunale. Ovviamente il DUP è quel documento programmatico strategico che ha due sezioni: una strategica, che sono gli indirizzi della programmazione che l'ente si vuole attribuire nel periodo in considerazione, e l'altro è la parte, diciamo, operativa, che è un po' la declinazione delle missioni e dei programmi, che in qualche modo trovano poi collocazione nel documento contabile che noi tutti conosciamo come bilancio previsionale. Quindi slegare il DUP dal bilancio diventa complesso, come lo era anche precedentemente quando esisteva la relazione previsionale e programmatica, perché il DUP è una rivisitazione della relazione previsionale e programmatica. Ovviamente è imposto dalla nuova riforma una metodologia di redazione ben diversa rispetto alla relazione previsionale e programmatica, e quindi in qualche modo vede la luce in senso vive di luce autonoma rispetto al bilancio previsionale, ma comunque in ogni caso è un tutt'uno.
Io partirei proprio da questa riforma. Innanzitutto, però, consentitemi di fare una premessa, perché noi stiamo vivendo l'annualità, l'anno 2016, ed è un anno, io ritengo, molto particolare per due serie di considerazioni. La prima considerazione è che un anno che si spezza, a qualcuno dice a metà, io dico in tre parti. A metà, perché se consideriamo che si succede una consigliatura ad un'altra, io dico in tre parti, perché considerate che l'amministrazione che è uscita ovviamente al 30 aprile ha fermato la sua attività programmatica e le funzioni anche consigliari si sono in qualche modo fermate, perché nel maggio ovviamente si entra in una gestione ordinaria. Poi sono arrivate ovviamente le elezioni e poi l'insediamento. Quindi da maggio a luglio c'è praticamente le funzioni degli organismi istituzionali vengono un po' sospese, se non riconducibili a quelle che sono le attività nell'ottica di continuità amministrativa. Quindi ecco perché io dico che addirittura è spezzato in tre il periodo del 2016. Come tale, innanzitutto è chiaro che l'amministrazione uscente ha redatto un bilancio ovviamente senza quella connotazione politica che deve necessariamente avere un documento programmatico, perché ovviamente correttamente dico così come fu fatto quando si insediò il primo sindaco Luigi De Magistris. Questo documento è servito nella sua redazione, che è avvenuta il 29 aprile 2016, per dare quella continuità, quindi il documento tecnico, quella continuità, dicevo, all'azione amministrativa. Oggi è chiaro che con il nuovo insediamento dell'amministrazione, con la nuova sindacatura di Luigi De Magistris, si riprende quel documento, si perfeziona, ovviamente considerando i tempi illimitati che si hanno a disposizione per fare un'azione programmatica, tenuto conto che siamo ad agosto e con i tempi previsti per un piano esecutivo di gestione arriviamo a settembre, è chiaro che l'azione programmatica e quindi l'indirizzo che si vuole sviluppare può solo essere accennato nel 2016 per poi, io dico, esplodere nella sua interezza a partire dal 2017. Però era importante prendere quelle che erano le azioni che aveva in animo l'amministrazione, calarle già nel maxi emendamento che è previsto chiaramente, che suggerisce l'amministrazione, per poter dare poi l'abbrivio a quelle attività programmatiche che l'amministrazione ha immaginato. Il secondo elemento fondamentale, appunto, è il perfezionamento della riforma che ha visto coinvolto le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni locali, e chiaramente in particolar modo il principale ente di prossimità, che è il Comune. Oggi con il decreto legislativo 118, che è andato in attuazione già parzialmente già nel 2015, con il 2016 si ha il completamento della riforma, e un completamento che devo dire ci crea una grossa difficoltà. È un percorso che si è dovuto affrontare a seguito delle forti difficoltà. Sappiamo bene gli impegni che abbiamo preso in ambito europeo, quelli di Maastricht, cioè bisogna quotare, verificare l'indebitamento e il deficit delle amministrazioni e degli enti degli stati membri dell'Unione Europea, e quindi era necessario armonizzare i bilanci di tutte le amministrazioni locali e poter dare chiaramente un risultato univoco e intellegibile rispetto a quello che è il panorama economico finanziario degli altri stati membri. Quindi questo è il percorso che necessariamente ci siamo attribuiti e ci ha attribuito l'Unione Europea, e quindi che vede ovviamente oggi nel 2016 la sua piena applicazione. Oggi dobbiamo dire che la riforma è epocale, perché ha completamente stravolto gli assetti degli equilibri delle amministrazioni locali. Ricordiamoci l'operazione di riaccertamento straordinario che hanno fatto tutti gli enti locali, che hanno necessariamente dovuto, per avvicinare il bilancio così come era concepito con il vecchio criterio di competenza a questa competenza potenziata, questo lavoro di riaccertamento straordinario per neutralizzare negli equilibri di bilancio quelli che noi chiamiamo tutti residui attivi. Perché questo?
perché se si va verso una contabilità economico-patrimoniale, perché l'obiettivo è far adottare all'amministrazione locale la contabilità economico-patrimoniale, quella che ovviamente conosciamo tutti nel privato. Tenete conto che già il privato fece la riforma con la quarta direttiva, cioè di fare i bilanci armonizzati, quindi tutti i bilanci delle società in ambito europeo sono chiaramente letti e hanno la stessa codifica. Oggi questa operazione serve per rendere, avvicinare la definizione di residuo attivo o passivo alla definizione di credito e debito, cioè nel senso che quando sorge un residuo, questo deve essere necessariamente un'obbligazione giuridicamente perfezionata, cioè nel senso che se un'amministrazione, come si faceva una volta, io ricordo che le amministrazioni passate, ma perché la legge lo consentiva, la legge della contabilità, immaginava un accertamento di un'entrata o immaginava un impegno di spesa, ma non c'era e calava nella programmazione previsionale quell'accertamento e quell'entrata. Quindi quella programmazione di spesa molto spesso era equilibrata da un'entrata che probabilmente quell'obbligazione giuridicamente probabilmente poteva anche non tutta o in parte perfezionarsi nell'anno in cui quell'equilibrio doveva necessariamente esserci. Quindi questa operazione oggi rende molto più stringente le leve finanziarie di tutte le amministrazioni, perché attraverso questa operazione si è dovuto far emergere un fondo crediti di dubbia esigibilità che chiaramente varia a seconda della grandezza delle città. In città importanti come Roma, Milano e Napoli hanno importanti fondi di crediti di dubbia esigibilità, il nostro è, inizialmente era un miliardo e quattro. La legge, il decreto legislativo 126 del 2014, che va a modificare la riforma della contabilità armonizzata, quella prevista dal 118, che cosa ci dice? Sapendo, e ovviamente andando a fare le verifiche, che questo impatto sarebbe stato esiziale sulle amministrazioni locali e quindi anche della tenuta dello Stato, si è data la possibilità, attraverso questa operazione di riaccertamento straordinario, si è data la possibilità agli enti di assorbire questo disavanzo dagli accertamenti, perché se io espungo dal mio bilancio previsionale quei cosiddetti residui attivi che mi tenevano in equilibrio i bilanci precedenti, perché sappiamo che il risultato di amministrazione si fa anche con una somma algebrica tra i residui attivi e passivi e la consistenza di cassa, è chiaro che se levo da questa operazione, perché lo impone la legge, di accertamento straordinario, automaticamente il bilancio mi squilibra, cioè è normale. L'operazione è stata fatta anche al Comune di Napoli con il rendiconto 2014 e abbiamo prudenzialmente fatto inizialmente emergere un disavanzo d'armonizzazione di 1,639 miliardi. Questa operazione di 1,639 miliardi con il decreto 126 del 2014 impone all'amministrazione di assorbirlo nei 30 anni. Questo significa circa 53-54 milioni all'anno. Ora, cosa è cambiato rispetto a questa operazione che noi abbiamo fatto? Che poi è arrivato con la legge di stabilità, è arrivato anche un chiarimento su un calcolo di questo disavanzo, cioè nel senso che andavano liberate i vincoli che noi avevamo messo e che le amministrazioni tutte avevano messo sulle anticipazioni da DL35, quella sulla ristrutturazione dei debiti degli enti locali. Quindi automaticamente, d'incanto, il nostro disavanzo da tecnico di armonizzazione è 675 milioni, 687 milioni per essere precisi. Ora, che cosa succede? Manca in questo momento la norma interpretativa che dà la possibilità all'amministrazione, tutte le amministrazioni, ma la nostra fattispecie l'amministrazione comunale, di ricalcolare il disavanzo non più a trentesimi su quel precedente disavanzo, ma quello di 687. Questa interpretazione è stata confermata anche negli incontri che abbiamo fatto a Roma con il sottosegretario Galati e Bocci, e devo dire che dovrebbe uscire una circolare, credo entro l'anno, che ci darà la possibilità, per fortuna, di liberare risorse, perché non dobbiamo assorbire disavanzo pari a 55 milioni, ma risparmieremmo un assorbimento di 35 milioni in meno, quindi significa una leva finanziaria di spesa nella disponibilità dell'amministrazione comunale per poter chiaramente dare chiaramente le istanze, dare risposta alle legittime istanze che vengono un po' da tutto, dalla collettività, dalla cittadinanza.
Ora entriamo un po' nel merito. Penso che, non so se è stata già data la mia relazione, una relazione che cerca di fare anche da anello di congiunzione, proprio per questo anno particolare, ho ritenuto opportuno dare ai nuovi consiglieri, prima di tutto, la possibilità di poter capire che cosa, da dove veniamo, cioè l'amministrazione che cosa ha fatto negli anni scorsi, un po' lo stato della situazione economico-finanziaria dell'ente, le varie situazioni che sono state prese in considerazione, per capire poi qual è l'azione che l'amministrazione comunale sta ponendo in essere. Innanzitutto è chiaro che il primo elemento fondamentale che ha caratterizzato l'amministrazione comunale, la prima giunta dei Magistris, è stato chiaramente quello del risanamento dei conti dell'ente. Noi abbiamo fatto un'operazione di riaccertamento straordinario nostro prima che ce lo dicesse la legge, e abbiamo fatto emergere, abbiamo eliminato dalla contabilità del nostro comune circa 1,2 miliardi di residui che ormai erano deteriorati, inesigibili, e quindi davano un equilibrio che non era tale poi alla fine. Questa operazione ci ha portato, come sapete bene per chi è stato in consiglio comunale, ha fatto emergere un disavanzo di 850 milioni che con le norme esistenti non poteva che andare portare l'ente in dissesto, con tutte le ripercussioni negative che questa operazione ovviamente avrebbe comportato. L'operazione dell'adesione, della richiesta di una norma speciale, e devo dire anche con forza e con anche altrettanta resistenza, devo dire, con il governo dell'epoca, riuscimmo ad avere la prima norma che prevedeva un risanamento dei conti in 5 anni, poi in sede di conversione questo risanamento, questo tempo, fu spostato in 10 anni. Oggi noi siamo nel piano di riequilibrio, è stato approvato il nostro piano dalle sezioni unite, il nostro piano perché ritenuto attendibile, coerente e fattibile, e che la visione che aveva l'ente e che ha l'ente deve essere una visione corretta, nel senso di dare una definizione dinamica del piano di riequilibrio. Oggi dobbiamo dire che vi è 850 milioni, nel 2014, mi fermo un attimo al 2014, scendono a 205 milioni. Se volessimo considerare il 2015 con le vecchie norme, noi saremmo a un disavanzo di 81 milioni, cioè meno del 10% rispetto agli 850 milioni. E questo è stato anche oggetto di incontro nemmeno 20 giorni fa con la sezione regionale Campania, che ha condiviso con noi questo percorso, che ha condiviso le nostre osservazioni e ha condiviso chiaramente che il processo di risanamento è reale e concreto. Ho detto ipoteticamente nel 2016, perché poi sono sopraggiunte queste nuove regole, abbiamo dovuto fare il riaccertamento straordinario, abbiamo dovuto individuare questo disavanzo tecnico. La straordinarietà è che una norma ordinaria è più straordinaria di una norma straordinaria, perché il decreto 126 ha dato la possibilità all'amministrazione di assorbire questo disavanzo in 30 anni. Quando abbiamo fatto noi richiesta del 174, sembravamo uomini i marziani scesi sulla Terra, e oggi si registra che non esistono più richieste di piani di riequilibrio, ovviamente. L'osservazione che è stata fatta in quella riunione che ho accennato prima, ovviamente se c'è il decreto 126, tutti hanno fatto una bellissima rivisitazione del proprio bilancio e hanno aderito al 126 senza dover avere tutte le limitazioni e le responsabilità che comporta invece il decreto 174, che è il piano di riequilibrio. Io sto dicendo questo perché voglio approfittare della presenza di due onorevoli e due parlamentari della Repubblica, perché oggi non è più pensabile, e lo dico perché siete cittadine napoletane, non è più pensabile tenere questi due livelli diversi di trattamento tra gli enti che hanno fatto una procedura quando non esisteva una norma, quando loro stesso non sapevano che cosa ci stava nei bilanci delle amministrazioni comunali in genere. E quindi il 174 con tutte le responsabilità, il monitoraggio semestrale, cioè veramente una serie di difficoltà e di responsabilità, livelli di vieti di indebitamento, tariffe al massimo, una serie chiaramente di paletti, mentre la stessa operazione si è fatta con il decreto 126
che d'incanto dà la possibilità a tutti di assorbire in 30 anni. Non bisogna fare, non bisogna andare alla Corte dei Conti, non bisogna fare il monitoraggio, non devo, posso, non ho limiti di indebitamento, non devo fare tutte le variazioni con, sulla pianta organica, devo passare per le commissioni del predistesto. Cioè, è un'enormità, è una discriminazione enorme. Oggi ci sono i presupposti, e lo dico con i numeri, perché se avessimo fatto il bilancio con le vecchie norme avremmo un disavanzo 81 milioni. Tenete conto che noi con l'FCD ne prendiamo 54, prevedeva il nostro piano di riequilibrio 850 milioni in 10 anni, significa 85 milioni all'anno, significa che è nelle corde dell'amministrazione poter immaginare che in un anno, cioè proprio il 2016, gli 81 di incanto sarebbero poi spariti. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare una battaglia per la città, non per l'amministrazione, ma per la città, per togliere chiaramente questa limitazione all'azione amministrativa, perché se non si, un'azienda, una città, un ente, non può fare indebitamento, ma non perché vuole indebitarsi, significa non voler fare un rilancio della città, perché le strategie di medio e lungo periodo non si fa con la cassa che serve per i servizi, ma si fa attraverso politiche finanziarie importanti, ovviamente tenendo conto di tutto tutte le finanziarie, ma una tra questi ovviamente è l'indebitamento. Parlavo della rigidità della leva fiscale, proprio questa rigidità della leva fiscale oggi è data dal Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, la competenza potenziata, e in più quest'anno, il 2016, entra a regime lo stanziamento di cassa. Quindi nel 2016 noi abbiamo anche il bilancio di cassa pura, cioè nel senso che deve essere fatto un bilancio di cassa e l'amministrazione muove la velocità della sua azione amministrativa attraverso quello che è la consistenza di cassa disponibile. Quindi queste tre misure in un regime di economia, crisi economica e di sistema, ovviamente genera un effetto, io dico, prociclico, nel senso che chiaramente calata poi in un'amministrazione, in una comunità povera, che chiaramente il nostro PIL è molto più basso della media nazionale, ovviamente ha effetti devastanti. Se poi ci aggiungiamo a questo il taglio dei trasferimenti, e quindi io approfitto della presenza dei parlamentari qui, perché noi abbiamo avuto dal 2010 al 2016, 2010 erano 508 milioni, i trasferimenti perequativi, stiamo a 291 milioni, cioè abbiamo avuto 200, vi dico subito, 226 milioni di taglio. Se facciamo la somma dei tagli, se tutte le risorse sono sottratte dal 2011 al 2016, siamo a 763 milioni che questa città non ha avuto. Significa 763 milioni di servizi che non sono stati potuti erogare, si potevano fare grandi cose. Queste risorse, con l'armonizzazione, con l'FCDE, con il bilancio di cassa, genera un blocco totale, non è pensabile. Io ricordo la norma degli enti in dissesso, c'è una norma degli enti in dissesso che prevede che per gli enti che stanno in dissesso non devono essere toccati gli stanziamenti, i trasferimenti perequativi. Per gli enti presi stesso questo non esiste, quindi si impone all'amministrazione di fare un piano di riequilibrio, addirittura è stato fatto con un piano di riequilibrio con un regime contabile diverso, si impone di rifare il piano di riequilibrio con le nuove norme, si impone di fare un piano di riequilibrio a variabili importanti, perché parliamo di 223 milioni che sono andati via, e quindi queste operazioni dobbiamo tenerne conto quando rappresentiamo le istanze della città, perché non sono le istanze dell'amministrazione, io sto cercando di portare quelle che sono le istanze della città. Ancora, aggiungiamoci gli equilibri di bilancio che sono previsti adesso, qua dal 2016, innanzitutto un equilibrio, il pareggio di bilancio, sappiamo tutti, no, che abbiamo modificato l'articolo 81 della Costituzione, e oggi, da partire dal 2016, le entrate finali devono essere pari alle spese finali, quindi il pareggio bilancio. Questo è sanzionato, se il pareggio non viene, e noi chiaramente con la manovra di emendamento, con l'emendamento prevediamo anche la verifica del pareggio di bilancio, ovviamente. A questo aggiungasi ulteriori 8 pareggi, cioè stiamo parlando di un ente di stesso che deve avere anche 8 pareggi di bilancio, dove lì non è prevista una sanzione, ma è previsto il recupero nel triennio.
stiamo parlando veramente di una riforma che calata su un ente in predissesso significa bloccarlo, bloccarlo. E quindi quello che noi siamo riusciti a fare e stiamo facendo è veramente un miracolo, perché noi stiamo riuscendo a stressare i servizi, a efficientare le partecipate, a fare di tutto per poter garantire i livelli minimi, quelli garantiti fino al 2015. Entriamo un po' nel bilancio, così io mi scuserò se sono non sarò esaustivo, perché c'è la relazione, sono tanti temi, ma sono ovviamente disponibili poi a ulteriori approfondimenti con eventualmente dopo con le vostre osservazioni. Il bilancio nostro di previsione si muove come? Si muove attraverso leve che conosciamo, con una forte rigidità. Salutiamo favorevolmente l'eliminazione della TASI, cioè della tassa sulla prima casa, ma sappiamo bene che nella riforma del federalismo della fiscalità locale, federalismo fiscale locale, con la legge delega la 42 del 2009, poi si sono succedute altre riforme, altre leggi delega, stiamo andando in maniera opposta. Cioè, mentre da una parte modifichiamo il titolo quinto della Costituzione, l'articolo 119 della Costituzione, quindi che ci dice che dobbiamo dare autonomia impositiva e tributaria e finanziaria ai comuni, agli enti locali in genere, dall'altro poi una delle leve che noi abbiamo a disposizione è quello dell'abitazione principale, viene eliminata, siamo tutti contenti perché è un beneficio che hanno tutti, però poi che cosa succede? Viene fatto un trasferimento perequativo che non è uguale a quello che è la riduzione del taglio. Perché questo? Perché se poi si impone all'amministrazione comunale di dover tenere la leva al massimo perché si è aderito al piano di predissesso e quindi si è obbligato a mettere l'aliquota al massimo, il trasferimento perequativo non sfugge a questo trasferimento perequativo il calcolo, quindi noi continuiamo a perdere trasferimenti, continuiamo a perdere risorse e quindi la nostra leva finanziaria si riduce sempre. Guardando i dati del bilancio diciamo per macro aree, vediamo che più o meno le nostre entrate tributarie, se guardiamo il raffronto tra l'anno 2016 e l'anno 2015, addirittura abbiamo un leggero miglioramento che non è leggero ma è importante, perché da 931 passiamo a 934 milioni di entrate tributarie, però ricordiamoci che viene considerata entrata tributaria il trasferimento, quindi se io ho avuto un taglio di 31 milioni vuol dire che la mia entrata è migliorata, la mia entrata propria, quella da gettito generato dall'amministrazione comunale, è maggiore, perché ovviamente non sono i 2 milioni, perché vanno considerate anche i 31 milioni di tagli. Se guardiamo invece la spesa sembra di dare invece un'informazione diversa, perché la spesa siamo a 1,5 miliardi rispetto al 1,346 miliardi, però dobbiamo ricordarci che cosa è la spesa corrente, ovviamente sto parlando. Nella spesa corrente ci sono tutte quelle appostazioni che in qualche modo io ho cercato di segnalare, cioè il fondo credito di esigibilità, l'assorbimento del disavanzo, le passività potenziali delle aziende partecipate. Nel nostro bilancio ci sono 11 milioni di passività, perché questo lo prevede la norma, la legge 147, la finanziaria del 2014. Abbiamo poi un fondo di finanza derivata pari a 19 milioni, su cui ci tornerò fra pochi minuti. L'entrata in conto capitale invece vediamo si cala rispetto agli anni precedenti, ovviamente è legata a diverse variabili, sia perché si chiudono investimenti, sia perché a volte vengono ripresi i finanziamenti e quindi devono essere rilanciati. Questo calo ci dà la possibilità di fare quello che abbiamo immaginato nel nostro maxi emendamento, che poi è anche preludio di un nuovo modo di fare programmazione che l'ente si vuole dotare da partire dal bilancio 2016. Sulle entrate tributarie, ovviamente una fra tutti, ricordo l'IMU, che rispetto al 2016 dà una maggiore previsione di accertamento, perché passa da 166 milioni a 197 milioni. Io non vi voglio tediare con numeri perché avete le relazioni e quindi avete la possibilità di approfondire, però qualche dato forse è opportuno che io lo dia, quindi mi fermerò su alcuni dati. Sull'IMU devo dire questo, che noi abbiamo un regolamento del 2015 che ha previsto una serie di agevolazioni che mi piace ricordare.
innanzitutto dopo 10 anni noi siamo riusciti a far fare un nuovo accordo territoriale per il canone concordato. Era fermo al 2004, era inattuabile. Nel 2015 siamo riusciti a far siglare il nuovo accordo territoriale e attraverso il nuovo accordo territoriale per i canoni concordati abbiamo messo nel nostro regolamento questa agevolazione per coloro i quali danno in locazione le proprietà a canone concordate, facendo scendere quell'aliquota del 10,4, che è un'aliquota legata sempre al piano di riequilibrio, perché dobbiamo tenere al massimo la leva, lo abbiamo sceso questa aliquota all'8 per mille. Addirittura questa aliquota scende al 6,6 per mille quando gli affittuari sono giovani coppie under 35. Quindi abbiamo dato ulteriore possibilità ai proprietari di incentivare i proprietari ad affidare in locazione a giovani per crearsi una famiglia e quindi dare la possibilità anche ai giovani di poter andare a vivere una vita propria. Poi abbiamo previsto un'ulteriore cosa che mi piace ricordare, per cercare di calmierare anche un po' i canoni di fitto, sia delle abitazioni sia quelli commerciali. Sappiamo tutti le crisi sia nel settore commercio ma anche le crisi dei fitti delle abitazioni. Abbiamo messo anche qui delle riduzioni, rispettivamente per le abitazioni del 15% sull'aliquota e il 20% sull'aliquota dei canoni di locazione dell'abitazione principale e il 20% invece per quelli per le botteghe ed i negozi. Altro tema fondamentale che inizia l'attività che avevamo annunciato nel 2015 e che possiamo leggere in maniera piena nell'anno 2016 è la lotta all'evasione. Noi abbiamo visto che la nostra leva finanziaria è quella. Se vogliamo affidarci a un aumento del PIL, del reddito medio della nostra cittadinanza, credo che ovviamente sarebbe un mero esercizio sterile. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna, al di là del gettito, ma è una questione di equità, quello di fare una vera lotta all'evasione, e devo dire che nell'anno 2015, in previsione e accertato anche poi con il rendiconto 2015, sono stati recuperati ben 35 milioni di lotta all'evasione sulla tassa rifiuti. Per le annualità 2010-2012, che erano annualità, ricordo a me stesso, che potevano andare in prescrizione, e ben 11 milioni e mezzo in termini di ICI ed IMU. Nel 2016, e quindi lo ritroviamo anche nella nostra programmazione 2016, il dato, ed è confortato dai valori che abbiamo oggi registrati e monitorati a questa data, ci dicono che siamo nella direzione corretta. Sono ben 65 i milioni recuperati con la lotta all'evasione, e stiamo ancora parlando delle annualità 2010-2012. E per quanto riguarda la tassa rifiuti, e ben 13 milioni invece per il recupero sull'IMU ICI. Ora, innanzitutto l'operazione a che cosa serve? Ovviamente dobbiamo parlare di equità fiscale, tutti devono pagare, tutti devono pagare di meno, ma tutti devono pagare. Ma la cosa interessante è che quando la lotta all'evasione così importante viene fatta su un tributo come la tassa rifiuti, tenuto conto che per obbligo di legge la tassa rifiuti deve coprire il costo del servizio, tenuto conto che la nostra azienda di smaltimento rifiuti, ASIA, mantiene costante, addirittura negli ultimi anni ha avuto un trend di riduzione del proprio costo del servizio, ebbene, se noi teniamo a parità di costo del servizio, aumentando di milioni di metri quadrati su cui deve essere spalmato questo servizio, immaginate ovviamente il crollo, per fortuna, della tassa rifiuti che avremo a partire dal 2017. Quindi questo è l'elemento fondamentale, cioè avremo la possibilità di leggere nelle bollette che arriveranno nelle nostre case innanzitutto un calo forte e sostanziale delle bollette della tassa rifiuti, quindi a vantaggio di tutti coloro i quali invece hanno pagato regolarmente. Ridurre. Sì, e io lo spiego subito. Allora, se io ho il mio costo del servizio è 250 milioni, io adesso non solo che sono 234, 250 milioni. Se i 250 milioni, censendo le varie corti,
su cui deve calare la tariffa, quindi parlo di abitazioni, abitazioni, edilizia residenziale, alberghi, ristoranti, cioè tutte quelle che sono le categorie che non ha individuato il comune, ma sono quelle chiaramente da legge nazionale. Se questi metri quadrati aumenta 10, passano a 100, per esempio, se io 200 li calcolo su 10, è chiaro che arriva a 20, se li calcolo su 100 arriva a 2, quindi significa che la mia tariffa da 20 scende a 2. Quindi questa è l'operazione, e questo è l'aspetto interessante, cioè nel senso che andiamo a sistema, a regime, andiamo alla possibilità che la tariffa venga asciugata enormemente, perché chiaramente viene spalmata su metri quadrati importanti, parliamo di milioni di metri quadrati, non parliamo di migliaia di metri quadrati, quindi questo è un elemento interessante. Altro elemento fondamentale dove noi abbiamo puntato molto a partire dal 2012 è quello della razionalizzazione delle partecipate. Noi abbiamo parlato di partecipazione, di razionalizzazione delle partecipate, quando il concetto di razionalizzazione forse ancora doveva entrare nemmeno nell'agenda del governo Monti, ma noi avevamo immaginato di fare un processo di razionalizzazione delle partecipate. Noi nel 2011 ci siamo insediati quando c'erano ben 20 organismi partecipati diretti più un consorzio più 3 partecipate indirette, quindi 20 partecipate dirette, 3 indirette più un consorzio. Il processo che noi abbiamo avviato nel 2012 e che, se vedete, io nella relazione vi ho voluto menzionare, perché nella relazione ci sono i vari passaggi, così chi non ha vissuto i 5 anni precedenti ha la contezza di quello che è stato fatto. Quindi vedete il processo di razionalizzazione con le delibere, addirittura la vecchia del 58, la numero 58 e il numero 59 del 2012, vedete quello che è stato fatto sulle partecipate, vengono tutte quante schematicamente rappresentate con le quote di partecipazione, c'è tutto. Quindi noi adesso, ad oggi, abbiamo un quadro completamente diverso. Abbiamo un monte di partecipazione, ma ci sto mettendo tutte, anche le partecipazioni, vi riferisco per esempio il CENGE, che è un centro di ricerca dell'università dove è partecipato essenzialmente dalla regione e dalle università, dove noi abbiamo veramente una percentuale irrisoria, mettendo anche queste partecipazioni noi siamo a 11 organismi partecipati diretti, più il consorzio che ovviamente sta avendo è coinvolto nel processo di riforma del ciclo integrato delle acque, e a giorni si concluderà questo iter del ciclo integrato delle acque, quindi anche il consorzio di incanto non ci sarà più, perché il personale sarà impiegato sul ciclo integrato delle acque, e più una partecipata indiretta che è la Net Service, che poi è quella che sta in qualche modo si sta prevedendo anche qui una razionalizzazione all'interno del sistema di ABC, perché verrà incorporata con un'economia di circa, è stato detto ieri anche perché abbiamo incontrato il direttore, di circa 1,5 milioni, e questa operazione porterà un efficientamento anche nel sistema del ciclo integrato delle acque, quindi nel sistema dell'acqua pubblica, che a noi interessa questo aspetto, perché abbassare il costo di ABC significa abbassare anche il costo dell'acqua, significa essere rispettosi del referendum, e quindi andiamo nella direzione chiaramente che auspicavamo. Tra le altre novità che io vorrei mettere in evidenza, che chiaramente hanno visto la luce nell'anno del 2016, innanzitutto la cessione di Stoa. Siamo riusciti a cedere Stoa, è una partecipazione non strategica, non eroga servizi essenziali, quindi nell'ottica delle dismissioni che probabilmente leggeremo fra po', perché il testo Madia dovrebbe prendere vedere la luce tra un po', nella direzione tutte quelle che sono le partecipazioni non strategiche, non essenziali, quelle che non erogano servizi pubblici locali, ovviamente sono oggetto di dismissione. Stoa è una di queste, ceduta per il valore della perizia che era stata fatta qualche anno prima che si registrassero importanti perdite, quindi addirittura a valore maggiore rispetto al valore se avessimo rifatto una perizia, perché la società Stoa aveva registrato altre perdite, quindi chiaramente, come potete immaginare, una valutazione azienda, le performance negative vanno chiaramente a ridurre il valore aziendale. Abbiamo concluso ed è stato firmato il contratto, e questo veramente lo dico con grande soddisfazione, di Terme di Agnano, che è stata messa in liquidazione. C'è questo contratto di fitto trentennale che vede la parte aggiudicataria
obbligata a erogare un canone di fitto di 300.000 euro, ma ancora di più di fare investimenti sul nostro bene per ben 16 milioni. Quindi e tutti i 16, la maggior parte dei 16 milioni sono stati calendarizzati nei primi 5 anni dell'affidamento. Quindi significa portare agli splendori una bellezza che Termedagnano conosciamo tutti, e quindi il rilancio di un'area ovest, l'area ovest che ha una che è deputata ad un sviluppo di attività nel turismo, della ricettività e del tempo libero, che credo che questo è uno degli aspetti fondamentali. Guardando vedete che lo trovate stesso nella relazione. Nella relazione è previsto cosa è successo nelle operazioni di efficientamento delle partecipate. Io ho detto che le partecipate oggi, cioè tutte le società, hanno gli stessi bilanci, cioè nel senso che quelli della quarta direttiva CE sono rigorosamente applicati in tutte le società. Quindi sono raffrontabili, cumulabili, possono essere consolidabili i conti, e quindi questo è il dato. Se voi prendete i dati delle nostre partecipate, perché i bilanci sono pubblici e quindi potete sempre andarlo a verificare, e controllatevi le voci B6, B7 e B8, che sono quelle relative all'acquisto di beni e servizi, e vedete che c'è un trend in discesa, cioè questi costi di beni e servizi, quindi questi costi intermedi che generano le nostre partecipate attraverso un controllo che noi stiamo rafforzando sempre più, un controllo di gestione attraverso anche un manuale di controllo che stiamo adottando e che verrà licenziato nella sua stesura finale in questi giorni. Noi stiamo imponendo le nostre partecipate a fare azioni di efficientamento anche delle politiche di acquisizione di beni, servizi, di beni e servizi. Poi, se guardiamo il codice B9, che sono le spese per il personale, anche qui vedrete che anche qui, attraverso le nostre delibere, una fra tutti, la 671 del 2012, le nostre partecipate sono, tra virgolette, hanno ridotto il loro, la spesa del personale nel corso degli anni. Così anche se guardiamo i risultati di esercizio, sebbene noi andiamo a registrare partecipate con importanti perdite, se andiamo a guardare, se guardiamo il dato fermo, ovviamente ci rendiamo conto che abbiamo un dato negativo. Se guardiamo invece il trend di quel dato, vediamo che quella perdita via via si sta riducendo, e quindi un efficientamento, un cambio di tendenza si è avviato. Una nota vorrei farla sui debiti fuori bilancio, che è stato, diciamo, il male, ed è ovviamente ancora, è uno degli elementi del nostro piano di equilibrio, l'assorbimento dei debiti fuori bilancio. Noi stiamo, e io parlo ovviamente innanzitutto dei debiti fuori bilancio, quelli da lettera E. Noi abbiamo, se guardiamo i debiti fuori bilancio, ancorché importanti, perché li leggete nelle nostre delibere, li leggete nei documenti programmatici, vedete quelli da lettera E, quelli legati alla mancata programmazione nei documenti contabili di acquisto di beni e servizi, vedete che noi stiamo calando sempre più, da 33 milioni del 2013 siamo scesi nel 2015 a ben 15 milioni, con tutto un riaccertamento che si sta facendo nell'ultimo quadrimestre, settembre-dicembre. Io vi dico che sono in tutto complessivamente 15 milioni, quindi da 33 siamo 15, adesso abbiamo fatto già un censimento di quello che può accadere nell'anno 2016, siamo appena 4-5 milioni, dico appena perché ovviamente a volte le programmazioni non sono cattive, ma le necessità non possono essere programmate, e quindi a volte si generano debiti fuori bilancio. Però un capitolo a parte lo vorrei fare sulla lettera E, perché noi da lettera E, la maggior parte dei nostri debiti fuori bilancio da lettera E sono per le condanne al pagamento di debiti contratti per le gestioni commissariali. So che parliamo tanto di gestioni commissariali, che a Roma piacciono molto le gestioni commissariali, però io le voglio un attimo rappresentare qui perché è importante. Noi abbiamo centinaia di milioni di condanne di gestioni commissariali, parliamo di emergenza rifiuti, parliamo di emergenza del terremoto. Noi siamo condannati per anni a pagare queste risorse, per centinaia di milioni. Abbiamo fatto con l'avvocatura un po' più o meno il calcolo, siamo a 700-800 milioni per le gestioni commissariali. L'ultima, ve la dico, è stato, adesso lo stiamo verificando, sempre per la 219-81, siamo soccombenti in un lodo arbitrale per 85 milioni, il cui debito è in capo al comune per 4 milioni e mezzo, il resto è sulla gestione commissariale.
ma il commissario in questo momento ha fatto spallucce perché non ha risorse. Poiché il debito è in capo all'amministrazione comunale, dovremmo farcene carico noi. Quindi attenzione quando parliamo di gestioni commissariali, perché le gestioni commissariali che affascinano il mondo della politica poi di fatto vengono calate sulle spalle, sulla pelle viva e della cittadinanza, perché significa appesantire quello che già è un bilancio abbastanza stretto, ridotto. Noi dobbiamo andare a pagare questo. Siamo riusciti a togliere la monnezza, come diciamo sempre, dalle strade, ma non il debito. Il debito lo teniamo ancora dentro alla nostra programmazione. Quindi, e non lo possiamo nemmeno rinegoziare. Sapete perché? Perché quando ci arriva il trasferimento dell'IMU, perché l'IMU passa attraverso il governo centrale, viene rinegoziato perché viene calcolato il fondo di solidarietà comunale, ci viene trattenuto. Quindi abbiamo nemmeno la possibilità di dire sì, ma però no, niente, te lo taglio e quindi. Devi pagarmi la gestione commissionata delle emergenze. Questi sono temi che io voglio segnalare a questa assemblea. Altro tema interessante che viene annunciato nel nostro emendamento è il progetto, io lo voglio dire, di Napoli Discussione. Poi arriverò agli altri temi che verranno ripresi. Noi abbiamo immaginato il progetto Napoli Discussioni perché? Ma per i motivi che ho detto. Noi praticamente abbiamo innanzitutto le leve finanziarie bloccate, un indice di riscossione bassa per la povertà, la riforma della riscossione non è mai partita. Perché non è partita? Perché da 10 anni Equitalia sta andando di proroga in proroga, quindi non ha investito nemmeno nelle politiche di intercettazione del tributo. Perché chiaramente, sapendo di dover andare, lo sa da 10 anni, è chiaro che non si investe. Oggi è l'ultimo annuncio, è stata l'ultima ennesima proroga al 31 dicembre, poi gli enti dovranno provvedere da soli, o con i propri mezzi o con un'organizzazione autonoma. Quindi il progetto di Napoli Discussione che noi abbiamo immaginato nasce da queste esigenze, da queste cose. Creare un nuovo rapporto innanzitutto diretto di collaborazione con i cittadini, col cittadino contribuente, migliorare appunto le performance di riscossione, contrastare i fenomeni di evasione e di elusione e dare servizi adeguati alla cittadinanza. Noi abbiamo fatto un pre-studio di fattibilità e abbiamo visto che noi andiamo in punto di pareggio con un aggio del 3%. Voi sapete quanto è l'aggio di Equitalia, no? Conoscete che l'aggio di Equitalia era all'8%, poi è stato ridotto al 6%, ma di fatto poi il 2% viene alimentato dalla fiscalità generale, quindi in ogni caso la paghiamo i contribuenti. Quindi non è che è un'altra entrata che va a ridurre quella spesa, ma è un'altra entrata tributaria sulle spalle dei cittadini per alimentare quel 2%, giusto per far vedere che noi abbiamo ridotto la spesa, e scende al 6%. L'operazione che stiamo mettendo in campo noi non solo abbassa il costo al cittadino della riscossione, perché stiamo parlando di un punto di pareggio al 3% e non al 6%, ma addirittura quello di andare verso la direzione di un organismo. Poi vediamo se all'interno di una partecipata, se all'interno di un nuovo organismo, non lo so, questo poi sarà motivo successivo con il Consiglio, non è questa è l'idea, poi l'involucro lo andremo a decidere insieme. Noi con questa operazione andiamo a creare un soggetto terzo, perché questo è l'aspetto fondamentale, cioè deve essere terzo rispetto alle tematiche delle politiche tributarie, di un ufficio tributi che fa il suo mestiere e di un cittadino che vuole avere servizi, vuole essere tutelato, non vuole essere oggetto di improprie attribuzioni. Noi abbiamo immaginato una rivisitazione dell'organizzazione della riscossione. Innanzitutto il soggetto Napoli Riscossione, l'organizzazione Napoli Riscossione sarà presente, dovrà essere presente rispetto, oggi abbiamo Corso Arnaldo Lucci, avremo 10 uffici presso le IURP municipali. Abbiamo addirittura immaginato uno sportello presso le grandi nostre partecipate per dare la possibilità addirittura per i dipendenti di poter accedere al servizio direttamente nel luogo dove si recano al lavoro, e però prevediamo un potenziamento di Corso Arnaldo Lucci verso un'attività di intelligence, un'attività di statistica, di miglioramento e perfezionamento di quelli che sono i regolamenti fiscali e tributari locali, di quelli che sono come devono essere calati sulla cittadinanza. Quindi credo che si vada anzi a una riqualificazione anche di Corso Arnaldo Lucci.
I mezzi innovativi sono importanti che noi stiamo immaginando. Abbiamo già immaginato e abbiamo già idea di un portale per il cittadino. Un portale per il cittadino in grado di potersi interrogare la propria posizione, poter dialogare con l'ufficio comunale attraverso questo portale. Dare possibilità, modalità innovative per il pagamento dei tributi e dare anche a tutti coloro i quali hanno la possibilità, la posta certificata gratuita, una casella di posta certificata per poter dialogare e addirittura la possibilità di segnalazione per chi oggi, pensiamo agli anziani, utilizza molto il cellulare, con un SMS dare le segnalazioni, i memo necessari per poter fare questo tipo di servizi. Le aree di intervento di questo progetto ovviamente sono i tributi innanzitutto, ma non solo i tributi, perché noi abbiamo necessità di entrare anche sulle morosità dei fitti, sulle rette dei nidi, della refezione scolastica, sulla COSAP, anche di supporto alle nostre partecipate. Immagino ai contenziosi che c'ha ABC per la propria tariffa, immagino ai contenziosi che c'ha NM per le proprie sanzioni amministrative, quindi è un soggetto ampio. E l'azione innanzitutto, io vedrei, è chiaro, il progetto dovrebbe partire da Napoli, ma io vedo bene che poi questo soggetto possa essere allargato a città metropolitana. È una opportunità, ritengo io, che non possiamo lasciare così, non la possiamo perdere. E veniamo a alcuni aspetti legati al maxi emendamento. Il maxi emendamento prevede quello che io avevo detto all'inizio, cioè nel senso che dopo aver fatto un bilancio di consegne e di funzionamento e di tecnico all'amministrazione, questo maxi emendamento personalizza l'azione amministrativa, perché che cosa fa? Personalizza non solo per le azioni che vuole mettere in campo, ma lo innova nella filosofia che si vuole in qualche modo sposare, cioè basta programmazioni che ci vedono in aula ad agosto, a settembre, a luglio con le proroghe che l'amministrazione centrale farà, basta, perché noi con l'armonizzazione dei sistemi contabili, con il bilancio di cassa, non possiamo reggere a una programmazione alla spicciolata. Dobbiamo entro novembre fare il nostro previsionale 2017-2019, prevedere un'azione programmatica triennale, ma addirittura io ritengo anche quinquennale. Lo vedete già dal maxi emendamento, perché il maxi emendamento prevede investimenti di 475 milioni, non di poche lire. 475 milioni, al di là di alcune che erano già presenti, come può essere quella dello Stadio San Paolo, che sta c'è un accesso al credito sportivo che... Ma non parlo di quello, ma parlo per esempio dell'Hotel Tiberio. Sapete bene, l'Hotel Tiberio c'è stato definitivamente, è stato consegnato all'amministrazione. Abbiamo previsto importanti somme, 5 milioni, per ristrutturarlo, ma per fare che cosa? Innanzitutto per fare la cittadella dei tributi. Noi dobbiamo risparmiare, continuare a risparmiare fitti passivi. Solamente Corso Arnaldo Lucci ci costa 450.000 euro e ricordo a me stesso che questa amministrazione, quando si è insediata, i fitti passivi erano 10 milioni. Oggi nel 2016 sono 2 milioni e mezzo, siamo scesi di 7 milioni e mezzo. Pensate che attività di efficientamento abbiamo ridotto enormemente l'esposizione dell'amministrazione comunale verso questa voce, quindi con i fitti passivi. Ma dobbiamo farlo perché abbiamo questa ulteriore opportunità. Abbiamo l'Hotel del Tiberio che può essere riqualificato e può essere dedicato buona parte alla... Io ritengo, ma questa è un'idea mia, poi chiaramente sarà oggetto di confronto su questo tema. Abbiamo previsto un importante impegno, investimento sull'illuminazione. Abbiamo previsto 67 milioni di illuminazione, ma come sono finanziati? Sono finanziati innanzitutto con i fondi europei. Fondo Jessica, abbiamo settimana scorsa ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di Crea, che ha deliberato i 20 milioni necessari per completare l'investimento. Gli altri 67 sono fondi BEI. Il rapporto abbiamo preso il rapporto con la Banca Europea per gli investimenti, che ci sta accompagnando e scommette in questa amministrazione con un tasso dell'1,20%, 1,29% rispetto a Cassa Depositi e Prestiti, che è la nostra cassa del Dipartimento del Tesoro, che ci ha fatto fare 3 rinegoziazioni di mutui per un risparmio dello 0, siamo stati passati dalla rinegoziazione di mutui al 4,50 al 4,37, cioè stiamo parlando di questi valori quando poi BEI ci dà fondi per l'1,29%, quindi immaginate che risparmio abbiamo. Quindi
dobbiamo anche interrogarci a Roma come mai abbiamo una merchant bank di lusso che deve sostenere l'amministrazione locale in un quadro così complesso e articolato, quello che io ho cercato in qualche modo di rappresentare nella parte iniziale della mia relazione. Abbiamo previsto attraverso i fondi e la liberazione dell'avanzo vincolato immediatamente a partire dal 2016 le manutenzioni alle nostre funicolari, innanzitutto quella della funicolare centrale. Quindi partono adesso i cantieri, dopo il bilancio previsionale partono immediatamente i cantieri, perché deve essere contratto, ridotto enormemente il tempo di chiusura della funicolare, un importante mezzo che oggi viene utilizzato. Sulla mobilità abbiamo ben 245 milioni, abbiamo 245 milioni per il completamento della linea 1, a partire la programmazione degli investimenti, partono nel 2017 e si fermano al 2022. Vedete, l'azione che si sta immaginando da questa amministrazione è una azione di lungo periodo. Questo ci consente non solo di fare una programmazione corretta in termini finanziari, ma anche di scelta delle fonti di finanziamento, perché noi abbiamo la possibilità, ragionando in ottica di medio e lungo periodo, di poter dire che cosa può essere fatto con il bilancio, che cosa posso attingere e intercettare con i fondi europei, che cosa posso fare con l'indebitamento. Utilizziamo tre leve, ma non lo si può fare improvvisando una programmazione di piccolo respiro, ma dobbiamo fare una programmazione di lungo respiro. Quindi questa è la filosofia che questa amministrazione si vuole dare. Abbiamo anche previsto l'acquisto dei treni. Dopo sui treni abbiamo innanzitutto 8 milioni dal PON 2017, che dal PON, se non erro, che già saranno attivi, penso arriverà nel 2017 probabilmente, 2017-2018. E poi abbiamo attivato un'altra linea di finanziamento di 95 milioni, che però vedrà il finanziamento negli anni 2021 e 2022. Quindi, come vedete, arriviamo fino al 2022. Abbiamo previsto inizialmente adesso interventi sulle strade per 30 milioni e interventi per l'edilizia scolastica per 3 milioni. Ora vorrei dovrei ricordare l'operazione Schwab, ma farò solo un breve accenno. Noi abbiamo, sapete bene, abbiamo anche noi, come ce l'hanno un po' tutti i comuni, le regioni, ma ce l'ha anche lo Stato, abbiamo i derivati, i cosiddetti Schwab, furono contratti da questa amministrazione nel 2004-2006 con uno scambio interessi e capitale, quindi un swap misti. La scadenza di questi swap è 2035. Fino adesso stiamo avendo rimborso di capitale, stiamo avendo capitale, quindi nelle nostre casse arrivano sistematicamente risorse monetarie per un differenziale rispetto al nozionale. A partire dal 2000, dell'indebitamento sul nozionale, a partire dal 2022-2023 dovremmo restituire queste risorse. Vi dico che fino al 2011 le economie, i rimborsi che ci arrivavano per questa operazione, perché inizialmente l'operazione attiva, cioè noi abbiamo risorse da questa operazione, sono stati spesi. Cioè, nel senso, noi abbiamo fatto negli anni precedenti alla precedente amministrazione, 2011, quella del sindaco De Magistris 2011-2016, abbiamo fatto spesa corrente con l'indebitamento. Cioè, nel senso che con lo swap ci arrivava la restituzione del capitale, perché c'era lo scambio interessi capitale, arrivavano risorse, li spendevamo e generavamo spesa corrente. Noi, da quando siamo dal 2011, le risorse che arrivano attraverso questo meccanismo vengono, ve le ho citate prima, messe in un fondo vincolato. Sono 19 milioni e stanno in quella spesa corrente che noi diciamo che non è spesa, ma sono vincoli che noi abbiamo, ci siamo dotati, quindi sottraiamo all'azione amministrativa e alla spesa corrente risorse che dovremo restituire. Pensate che solo nell'anno 2034-35 dobbiamo restituire 44 milioni. Stiamo parlando di un mark to market di 223 milioni per un'operazione molto complicata. Io non voglio lanciare critiche, perché poi sono state operazioni fatte un po' dappertutto, però vorrei dire una cosa, e qui lo dico sempre approfittando della presenza del parlamentare della Repubblica: è stata fatta l'articolo 45 del DL 66 del 2014, ha dato la possibilità, infatti non sente, però sarebbe opportuno che sentisse il parlamentare, l'onorevole
Valente, ma c'è questa opportunità concessa alle regioni, cioè l'articolo 45 del DL 66 del 2014 ha dato la possibilità alle regioni di ristrutturare il proprio debito da CVP, con un'operazione fatta col tesoro. Non viene data questa possibilità, capisco, a tutte le amministrazioni, 8.000 comuni, non dico che tutti 8.000 hanno fatto SVUP, ma questo significherebbe innalzare, perché quello è indebitamento latente, cioè nei bilanci, quell'indebitamento che io vi sto dicendo non si vede, quindi noi non sappiamo che in questo momento il bilancio non ci dice che nel 2035 il nozionale arriva a 44 milioni e noi dobbiamo restituire i 44 milioni. Allora è chiaro che un'operazione di ristrutturazione del debito significa alzare l'indebitamento del sistema paese e quindi noi poi ci tirano le orecchie a Bruxelles. Però non è pensabile, perché le regioni sono poche, si fanno per le regioni e poi per gli enti, io dico in predissesso, scusate se tiro l'acqua al nostro mulino, ma almeno per gli enti in predissesso, noi l'abbiamo chiesto proprio quando abbiamo, in occasione dell'incontro con Galati e con Bocci, abbiamo chiesto di intervenire per gli enti in predissesso, almeno della possibilità di poter fare una ristrutturazione in debito con le stesse modalità, con le stesse convenienze che è stato concesso alle regioni. Altro elemento fondamentale, e qui vado in conclusione, del maxi emendamento è l'introduzione del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo previsto, è stato deliberato con la delibera 294 del 29 aprile, il cosiddetto reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un'accezione molto più articolata, se uno si lega al termine il reddito di cittadinanza può essere chiaramente fuorviato nell'accezione che si vuole dare al reddito di cittadinanza. Ovviamente si tiene conto quelle che sono le normative nazionali sulla social card, si tiene conto di quello che in questo momento l'amministrazione comunale già fa, che non è un reddito di cittadinanza ma lo fa sotto veste di altre provvidenze. Noi abbiamo immaginato di immediatamente dopo l'approvazione del bilancio di fare una commissione di studio, di censimento, delle corti su cui intervenire per capire effettivamente il dato effettivo su cui bisogna immaginare un'operazione importante e sostenibile. Tenuto conto, dopo una lunga discussione, riflessione su quali leve immaginare di finanziamento per il reddito di cittadinanza, tenuto conto che stiamo lavorando bene, benissimo, sulla lotta all'evasione, abbiamo ritenuto opportuno che dal previsionale 2016 in poi una quota parte della lotta all'evasione sarà destinata e dedicata, attraverso, ne ho parlato già con i servizi del bilancio, deve essere indicata, individuata, letta bene, che quel dato della lotta all'evasione trovi destinazione nella misura del reddito di cittadinanza. Faremo di più, vedremo nell'anno 2000, con la programmazione 2017-2019 anche la lotta all'abusivismo, perché anche qui si può intervenire. Noi dobbiamo, sposando il principio dell'equità, noi riusciamo a chiudere il cerchio di una corretta azione amministrativa, riusciamo a intervenire e dare dignità e decoro a persone demotivate, a cui noi dobbiamo chiedere servizi e nello stesso tempo chiaramente dare la possibilità anche di un reddito, di servizi e di un'articolazione di intervento. Quindi queste sono le azioni fondamentali. L'ultima cosa, perché ci tenevo a dirlo perché me lo chiedeva poi il collega Panini, abbiamo anche istituito un piccolo fondo per i registri delle unioni civili presso le municipalità, quindi anche questa istanza è stata accolta. E in più devo dire, tornando al discorso delle municipalità, non sono state toccate le risorse alle municipalità. Ovviamente non siamo andati ad aumentare quello che erano gli stanziamenti del 2015, ma abbiamo rispettato quelli che erano gli stanziamenti del 2015. In più abbiamo immaginato e ci impegneremo con la delibera, come facemmo all'epoca, ben 3 milioni di risorse aggiuntive utilizzabili a partire dal 1 gennaio 2017, 300.000 euro cada uno per ogni municipalità per azioni